Il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo ha consegnato le chiavi dell'ex educandato all'Accademia di Belle Arti. La cronaca, lo sport del lunedì. E buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha consegnato le chiavi dell'ex educandato all'Accademia di Belle Arti. Riqualificato dall'amministrazione comunale, sarà la nuova sede dell'istituto nella quale si trasferiranno prossimamente le attività didattiche e amministrative in vista del nuovo anno accademico. Ma vediamo con il prossimo servizio. Allora, queste sono le chiavi, noi ringraziamo il sindaco, ringraziamo l'amministrazione comunale. Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha consegnato le chiavi dell'ex educandato all'Accademia di Belle Arti del presidente Giuseppe Soriero. Riqualificato dall'amministrazione comunale, sarà la nuova sede dell'istituto nella quale si trasferiranno prossimamente le attività didattiche e amministrative in vista del nuovo anno accademico. Presente il direttore dell'Accademia, Vittorio Politano, che ha ribadito i grandi sforzi profusi per arricchire l'offerta culturale e garantire servizi e attività laboratoriali in grado di rendere attrattivo il capoluogo nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale. L'assessore regionale alla cultura, Maria Francesca Corigliano, elogiando il lavoro portato avanti, ha ribadito il supporto dato all'Accademia attraverso i bandi legati agli eventi e alle mostre, sottolineando in particolare gli investimenti sostenuti per garantire il diritto allo studio degli studenti. Nuova linfa per il centro storico del capoluogo di regione, che Abramo tenta di risollevare ripartendo dai giovani. I lavori sono finiti, ma sono finiti già da fine agosto. Ci si confonde spesso con le carte amministrative, perché per avere poi il certificato di agibilità, siccome ci è stata chiesta dalla stessa Accademia, perché la luce, come avete visto, è già collegata, però ci è stata chiesta una potenza maggiore e dobbiamo prevedere quindi una nuova centralina Enel per potenziare la luce, e naturalmente finché non è realizzata non possiamo dare il certificato di agibilità, ma che arriverà fra qualche mese. Nel frattempo però c'è stata richiesta da parte dell'Accademia di consegnare i locali per cominciare a prendere le misure per i mobili e soprattutto chiedere un finanziamento al Ministero per avere questi arredi, perché un locale così bello, un palazzo così bello va arredato anche in un certo modo, e l'abbiamo consegnato. Oggi consegniamo le chiavi aspettando che poi fra due mesi ci sia l'agibilità. È sicuramente molto importante, intanto che gli studenti svolgano la loro esperienza guardando il bello e anche pensando alla storia, perché poi questo è un edificio che ha un'identità storica anche importante per la città di Catanzaro. E poi è anche significativo portare gli studenti nel centro, nel cuore della città, perché le città devono vivere in ogni angolo e attraverso varie dimensioni. Finalmente siamo dentro, oggi avremo le chiavi, la consegna delle chiavi, la consegna di questo edificio storico importante, e finalmente l'Accademia potrà cominciare a programmare il trasferimento di alcune funzioni, di alcune iniziative, di attività che possano contribuire a rafforzare l'attenzione verso il centro storico, proprio in una fase in cui si discute tanto della valorizzazione di questo centro storico della città capoluogo della regione. E l'Accademia di Belle Arti ha tutte le energie culturali, le competenze professionali per arricchire il ruolo della città capoluogo della regione. I finanzieri della sezione operativa navale di Corigliano Calabro hanno individuato un'area pubblica a ridosso del torrente Gennarito, dove era stato abbandonato un consistente quantitativo di rifiuti derivanti dallo scarto di lavorazione di autocarrozzerie. I finanzieri, sulla base di indizi trovati sui rifiuti, hanno avviato un'indagine che ha consentito di risalire all'autocarrozzeria dalla quale provenivano gli scarti. Nell'officina è stata trovata un'auto in riparazione dalla quale proveniva uno dei ricambi oggetto dell'abbandono.
I militari hanno così identificato il presunto responsabile titolare della ditta, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per violazione al testo unico dell'ambiente, segnalandolo per l'applicazione della sanzione amministrativa che nel caso di specie può arrivare a un massimo di 26.000 euro e obbligandolo alla bonifica dell'area inquinata. E passiamo alla pagina sportiva, come ogni lunedì. Calcio pareggio tra Cutro e Isola Caporezzuto. Vediamo. Allora, mister, non è stata una bella partita, una partita nervosa, no? La posta in palio era molto alta, avete giocato prima una buona partita di controllo, però gli ultimi 15 minuti avete sofferto un po'. Sì, anche purtroppo il vento influisce un pochettino anche sulle giocate, il campo. Però era una partita di un'importanza vitale per entrambe le squadre, quindi già in principio si immaginava una partita dalle poche emozioni, poche conclusioni soprattutto. Beh, un punto che ti accontenta? No, veramente siamo partiti con l'idea di provare a vincere la partita. No, adesso dico, alla fine. Dice. Sì, nell'economia della partita, anche se ho qualche dubbio su qualche episodio in aria, non so, tu mi puoi dare qualche... Sì, abbiamo anche noi qualche dubbio, sì, su quell'affare... Canfri, sì. Sembrava un rigore netto, però non sto qui a sindacare l'operato dell'arbitro, però è stata una partita che logicamente è tirata, una partita nervosa ma corretta. Sì. Però la posta in palio era troppo importante, quindi lo spettacolo è venuto meno. Sì, diciamo che ti sono un po' mancati alcuni uomini, no? Che ho visto anche altre volte che hanno dato un po' di più, hanno curato più la fase difensiva. Ho visto Cava, lo stesso Canfri, pochi inserimenti per aiutare Catania lì davanti. Sì, ma questo è dettato soprattutto dall'inizio dell'azione. Abbiamo deciso di non iniziarla proprio con palla a terra, abbiamo iniziato l'azione sempre con palla lunga, perché diventa problematico e si avvantaggia l'avversario sulla pressione, logicamente provando a impostare da dietro. Siccome la partita era molto importante, ho deciso appunto di non rischiare nulla. Vince in casa la compagine del Morrone contro il Bruzium Cosenza per 3-1 il servizio. 1, 2, 3, go! Prosegue la marcia della co-capolista Atletico Cosenza Morrone, che riesce a vincere anche il derby contro la Bruzium di Cosenza, un 3-1 finale che dice tutto sulla gara che la squadra di Stranges ha giocato. Appunto, i cosentini, dopo la sconfitta dell'ultima giornata di andata contro la Vigor Lamezia in casa, hanno ripreso la loro marcia e, affiancando il San Biase, restano in testa. Adesso oggi toccherà al San Biase stabilire di riportarsi in parità proprio contro con la squadra cosentina. Serve un calcio di rigore agli uomini di Stranges, appunto, per bloccare il risultato, con il giocatore Cordua che è atterrato in aria, poi si incarica egli stesso della battuta dal calcio degli 11 metri e realizza il vantaggio per il Morrone. Manco dopo 5 minuti arriva il pareggio con un'autorete della squadra dell'Abruzium, con il proprio giocatore Tomasi che nel tentativo di intercettare la palla invece devia la sfera alle spalle del portiere marchese. Arriva il 2-1 invece per gli ospiti, che con Cotarelo, che è l'argentino che si trova alla palla in zona di aria e riesce ad accorciare le distanze. Lo stesso giocatore per poco dopo avrebbe anche l'opportunità del pareggio, ma la palla esce fuori dal set della porta della Morrone. Nel secondo tempo però ci sono soltanto i padroni di casa e con Ferraro riescono a triplicare, quindi mettere due gol di vantaggio rispetto agli ospiti e quindi giocarsi la partita serenamente, tanto è vero che falliscono tante altre occasioni che avrebbero potuto impinguare questo risultato. Alla fine diciamo che l'Atletico Cosenza Morrone riesce ancora una volta a mantenere la testa della classifica, e tutto probabilmente, come abbiamo spesso ripetuto,
potrà decidersi nei confronti diretti con, particolarmente con il Sabbiase, ma anche con le squadre che seguono, tra cui quella di Vigor Lamezia, a cui dovrà rendere vista proprio nell'ultima giornata di ritorno. La Rossanese vince sul Roggiano per 3-0 il servizio. Mister Luca Loisi, questa poteva essere forse una partita, diciamo, a tradimento, tra virgolette, perché il Roggiano è una squadra che, diciamo, viene da sei sconfitte consecutive, però bisognava prenderla con le giuste pinze. Ma sicuramente tutte le partite in questo campionato sono partite che risultano insidiose, almeno sulla carta. Poi è il campo a dire se siamo pronti o meno. Sicuramente era una squadra che veniva qua a giocarsi la partita. Qua è bello giocare, lo stadio, il campo te lo consente, quindi era una partita spigolosa. Anche perché noi comunque stiamo affrontando giornata dopo giornata assenze pesanti. Il reparto offensivo siamo fuori ancora con Barillari e Diaco. Oggi Levoci, che è l'unica punta di ruolo, ha subito un infortunio. Giuseppe in settimana non è stato bene, quindi bisogna inventare ogni volta un qualcosa per riuscire a fare male agli avversari. C'è quando si ci riesce, c'è quando non si ci riesce. La cosa positiva sono i ragazzi, perché abbiamo con noi dei ragazzi che riescono a seguirci, riescono a starci dietro, riescono a capire quello che chiediamo. E poi alla fine un plauso va fatto anche a chi gioca, molte volte lo sacrifico fuori ruolo. Vedi, oggi a Benante ha giocato in diversi ruoli per tutto il campionato, oggi si è messo lì da colante tra centrocampo e attacco ed è andato al gol. Quindi un plauso va fatto dai più piccoli ai più grandi, da Coppola, che ancora una volta si è riconfermato, un 2001, da Savoia, per come è entrato, che è un 2003, Luzzi e così via, tutti quanti gli altri che stanno dando una grossa mano alla nostra causa. Allora, mister Triolo, era una partita difficile, si sapeva, per una squadra come il Roggiano che, diciamo, è in fase di allestimento, se così possiamo dire, però, diciamo, ci avete messo tanto agonismo, almeno questo. Sì, sapevamo, siamo venuti qua privi di 5 giocatori importanti. Non lo dico perché avremmo contrastato un po' di più, anche se poi non lo so, alla fine avremmo potuto perdere. E diciamo che questi ragazzi stanno dando anche delle soddisfazioni, perché tra mille difficoltà, come hai detto tu, è una squadra in fase di allestimento. Però noi adesso piano piano stiamo prendendo dei giocatori. Ultimo oggi hai visto che ha giocato pure Citrigno, l'esterno a sinistra che abbiamo preso. Tra i migliori. E Longo, un altro del Rende, il ragazzino, quello piccolino là del Rende. Poi una volta che mi rientrano Carbone, Parise, mi rientra Pedace, Danilo Casciaro, ex Paolana, cioè, poi dopo mi posso competere per l'obiettivo che dobbiamo raggiungere noi, perché sappiamo che qua a Rossano sarebbe stato difficile, perché vengono da una sconfitta, anche loro pure devono mettersi in una situazione tranquilla, e quindi non era facile. Domenica abbiamo l'altra partita importante in casa con la Vigor Lamezia, dove ce la giocheremo sicuramente, dove mi rientreranno diversi giocatori, quindi anche se i nostri obiettivi poi sono per le partite susseguirsi che vengono dopo, perché abbiamo tolto un ciclo terribile di partite. Se si considera qua che noi abbiamo iniziato gli allenamenti il 4 e 5 gennaio, quindi non abbiamo fatto nessuna preparazione, non c'erano altri giocatori, purtroppo sappiamo tutto cosa è successo a Roggiano, ma niente, si stanno rimboccando le maniche alcuni soci che sono rimasti per cercare di salvare il salvabile e per mettermi a disposizione almeno una squadra con un po' di più, senza nulla togliere a questi ragazzini, però tu ben sai, in questi campionati c'è bisogno di gente che sa giocare a pallone, gente esperta, e quindi niente, sono ben fiducioso per il prosieguo del campionato. E infine il Borcia vince per 3-1 contro il Filogaso, il servizio. Ancora una vittoria casalinga per il Borgia dopo quella di domenica scorsa contro l'Archi, e arriva il Bissi contro il Filogaso. Due partite molto attese dalla parte della dirigenza borgese, proprio per cercare di alimentare le speranze di poter risalire almeno in zona play-out e non chiudere il campionato in anticipo. Intanto bentornato a mister Magro, perché sappiamo è stato assente per questione di squalifica, però diciamo anche per questione di salute, l'augurio per questo fatto particolarmente più che altro. Allora, mister, guardiamo il futuro in maniera diversa. Ma io ho sempre creduto in questa squadra, nella stagione e nell'ambiente. Chiaramente adesso c'ho i ragazzi un po' più pronti ad affrontare questo campionato e sono un pochino più fiducioso. Ecco, con i sé e con i ma non si fa il calcio, però se avessimo avuto qualche di questi giocatori un po' prima sarebbe stato certamente un campionato diverso.
Ma sono scelte che nella vita si fanno. I calciatori, non avendo gli stipendi che si pretendono, chiaramente si sono messi un po' da parte. E poi con la tranquillità, la serenità della nostra società abbiamo rimesso dentro qualcuno e i risultati si stanno vedendo. Al di là di quello che sarà il finale di stagione, questo è un aspetto positivo, cioè aver visto che la squadra può funzionare in maniera certamente anche nel campionato di promozione. La squadra sicuramente, sono sempre stato convinto che la squadra potesse dare questi risultati in promozione, però voi gli infortuni, voi le situazioni varie ci hanno portato a lottare, però ci proveremo fino in fondo. Adesso viene un trittico abbastanza complicato e poi viene un'altra fase in cui ci saranno partite abbordabili, forse lì si farà il vostro campionato. Ma noi affronteremo tutti tranquillamente con le nostre capacità e la nostra serenità. Bene, con lo sport era davvero tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale, arrivederci.